Oh, mi è sembrato di vedere un po' di Dimmsteer proprio qui. Ciao a tutti, bentornati e bentornate qui su Europa Universalis 4 Amnar con Lestil. È uscita la nuova versione di Amnar, ma per ovvi motivi dobbiamo continuare su quella partita già iniziata sulla versione precedente, ma vabbè, non so se l'abbiate già provata o meno. E quello che stavo vedendo, prima di iniziare mi riguardo un attimo le varie mappine, ci è venuta fuori evidentemente. Questa nazione qui deve aver avuto un evento di spawn casuale di una delle risorse che ci servono per fare alcune delle nostre missioni. Sfortunatamente ce n'è solo una, ma fortunatamente è uscita, quindi direi che tutto sommato non ci è andato abbastanza male. Le altre, queste non so se ci fossero già tutte e tre. Questa mi ripare che ci fosse già, le altre due non ne sono sicuro. Quindi avevamo già i diplomatici già a posto praticamente. Quindi facciamo un claim su Marrold, così usiamo la Spy Network. Dov'è questa provincia qui? Guideway 10732, questa di Dev. Facciamo così, abbiamo 100. Iniziamo con... Vabbè, facciamo un claim su questa. E facciamo su anche su Wild Camp. E poi facciamo anche su... questa è la 32, magari non adesso. Perché penso di attaccare Stalbor. Attacco Stalbor. Chiamo come belligerante Marrold. Marrold ce lo mangiamo tutto intero. Poi potrei fare un serpentone qui per poter poi attaccare. Tanto la Rion ha anche queste altre due province qui, che tanto confiniamo già. E al diavolo tutti. Abbiamo ancora 55. Facciamo ancora un claim. Vabbè, se dobbiamo farlo, facciamo così. Facciamo di questa qua che è quella più costosa. E poi dovrei farlo anche di questa, ma va bene. I diplomatici, ritornate a casa un attimo. Via da Threatening Country e via da Outraged. E va bene. Allora, iniziamo a muovere le truppe. Controlliamo un attimo le rivolte, Count League. La togliamo subito e via. Così possiamo almeno fare qualcosina di interessante. Ecco fatto. Allora, per la missione, che vi ricordo intanto che si muovono le pedine. Sono una è questa, Palace in the Sky. Ci servono due province con Demesteer. Oltre, vabbè, livello leggendario di trasmutazione, ma anche quello ci stiamo lavorando. L'altra missione invece era questa qui, Crown of the Damned, Corona dei Dannati. Ci serve Demesteer. Il resto ce l'abbiamo già, inclusa la competenza leggendaria in trasmutazione, no, in incantamento. E l'unica che probabilmente dovremmo aspettare ancora un po', ovvero il nostro Lich deve aver regnato per almeno 120 anni. Non deve avere 120 anni di età, attenzione, deve aver regnato. Ora, mi pare di ricordare che Varina fosse diventata leader intorno alla quarantina, 39-40 anni, mi pare. Quindi probabilmente lei dovrà averne 160 o giù di lì, prima che questa sia possibile prenderla. Quindi per quella mi sa che dovremmo aspettare ancora un po'. Intanto qua vengono fuori degli eventi di soppressione. Questo è bastata andare qui. Allora, quella un'altra cosa che voglio dirvi, ve la dico adesso inizio video. È probabile che così come ho fatto con la serie di Stellaris, che anche qui voglio provare a ripetere l'esperimento, ossia, siccome le partite man mano che si va avanti, anche guardando il focus, chiamo sempre focus, il mission tree, alcune richiedono degli obiettivi un po' lunghetti, appunto questa, e potrebbero esserci dei tempi morti. Pensavo di, in caso ci sono dei tempi morti troppo lunghi, in cui essenzialmente niente, magari sono in guerra con tutti i miei vicini, devo fare altro che fare magari sviluppo delle terre, costruire edifici, magari quei pezzi lì li taglio in modo da fare, diciamo, degli episodi sempre di una durata umana, intorno a mezz'ora, 40 minuti, ma che non siano essenzialmente mezz'ora, 40 minuti di io che dico baggianate. Poi per carità, in realtà è sempre così ai miei episodi. Io sono sempre io che dico baggianate, però magari intanto succede anche qualcos'altro interessante. Allora, agenda dell'estate nobiliare fallita. Sì, perché dovevamo prendere Drysdale e me ne ero completamente dimenticato, ma va bene così. Bene, qua, ok. E direi che, ma sì, vediamo anche loro. Spostiamoli qui. E via, tech, prendiamola, Tenai, bene. Ah, questa qua mi sa che va anche a un pochino a darci fastidio di per sé. Prendiamo la Galeazza, come se ci servisse, e sperimentazione scientifica con un altro gruppo di idee. E poi adesso qua ci ragioniamo. Sperimentazione
Superior Unit Type. Unità superiori cosa? Sight Rider. Che sono praticamente dei cavalieri neri a cavallo di soldati con le Shites. Dovrebbero essere le... non mi viene in mente il nome. Non le sciabole, le falci. Immaginate questi neri cavalieri con le falce. Una roba un po' strana. Qua prendiamo Slave. Ah, ma però se faccio Slave, cioè me li tolgono subito. Vabbè, lo faccio lo stesso, perché tanto così prendo il profitto. Va bene così. Military Leader è andato. Ne assumiamo poi un altro. Tanto abbiamo il potere. Anzi, sì, un altro. Che potere, il Military Power. Sì, Military Power, va bene. Blam, così va bene. Allora, vai, go. Siamo a posto. Co-belligerante Marold, voglio assolutamente Guide's Way e via. Bam, conferma. Qui facciamo le cose brutte. Voi andate direttamente su Marold, voi venite giù. Dai. Allora, intanto che andiamo avanti qua, vabbè, questo pezzo qui, ok. Lo Stalbor, che tra l'altro Corvuria potrebbe approfittarne, quello che intendo fare è prendermi queste province qui. Queste gliele lascio. Così in caso che va in guerra con la Corvuria, quale divisiamo, facciamo una roba del genere, non ci interessa. Mi interessa comunque mantenere, ecco, quello che vorrei fare, se andiamo a vedere l'area delle regioni subcontinenti. Allora, subcontinenti, questo qua verdino è Escan. Regioni, quello in cui io vorrei avere il controllo assoluto, ovvero che non ci sia poi effettivamente più nessuno in mezzo ai piedi, vorrei fare Castanor meridionale, Castanor interno e Castanor occidentale, west. Quindi 1, 2, 3. Questo è tutto mio, innanzitutto. E poi vedremo, anche perché ci servirà per fare una cosa che ci capiterà più avanti. Questa cosa la so perché capita con tutte le nazioni di Escan. Ma vedrete poi il perché. Qua intanto sono le risorse degli schiavi che vengono tolte per ovvi motivi, perché stiamo purgando, cacciando gli orchi, o meglio, voi due andate qui, tu vai qui, tu vai qui, fai un po' di assedio a tappeto, orcish madorici. Tra l'altro ci serve che alcune... ma come si permettono? Come si permettono? Ma sì, lasciamole, poi sistemiamo. L'unico problema del nostro colore è che cacchio è nero e anche le rivolte a volte sono nere. Sono praticamente uguali, mannaggia. Non si distinguono sulla mappina, però vabbè. Allora, voi qui, questo è andato, vai qua. Va bene, e poi facciamo... che questi 18 e 18 tornati indietro. Andiamo a dar fastidio a questi. A parte che ce n'ho un'altra qui da 36 che non fa niente. Andate a dargli fastidio. Perfetto. Poi qui 1 e 2. Molto bene. Marold andato. Tra l'altro poi c'è anche una cosa da vedere anche su Marold. Interessante. Dobbiamo accumulare anche un po' di denaro. Perfetto. L'unico problema dell'acquisizione di questa risorsa è che come l'oro in EU4 si può esaurire la miniera, anche questa, e sarebbe un problema se noi la prendiamo adesso e nel frattempo che ne troviamo un'altra per questa missione, nel frattempo si esaurisce. Però la faccio lo stesso, anche perché si può esaurire anche se controllata da l'IA, quindi tanto vale, almeno ci proviamo. Venite qua, dai. Tra l'altro qua non ho un forte, loro sono potuti arrivare fino a qui senza problemi. E allora devo fare un forte a Westgate. Assolutamente sì, poi mi sa di sì. Ok, intanto qua stiamo continuando a espellere. Una bella abilità. Prendiamo... prendiamo prestigio del missionario, anche se non li stiamo mandando più ormai. Poi tornate indietro, perfetto. Siamo al 78. Ora uno qui, uno qui. Questi due qua. E siamo amici, non riusciamo a ingaggiare. Ma loro sono in guerra con... sì, sono in guerra anche con altri, ecco perché. Migranti Warven, welcome. Diamo il benvenuto ai migranti nanici. Voi andate ad ingaggiare. Non possiamo fare... eh no, non posso fare così, vero?
Sì che posso, allora perché non lo puoi fare? Vai. Ingaggiamo questi. Unitevi. E voi andate in un posto dove non prendete attrito per niente. Voi prendete questi e via. Vediamo un po' come va questa battaglia. 36 contro 40. Inferiorità numerica, ma... Tra l'altro ci hanno fatto comunque un sacco di male. Ma il nostro morale... Niente, non si è mosso. Sa che questo sarà più o meno tutto quello che succederà più o meno sempre. Ovvero, il danno ce ne prendiamo a bizzeffe. I nostri zombie verranno distrutti dalle truppe superiori. Però il morale non ne perdiamo, perché sono delle bestiacce non morte. Allora, 7%. Allora, facciamo così. Marold, amico mio, tempo che tu sparisca dalla cartina geografica. Blam, 32 di AE. Ma, come avete giustamente ricordato, l'aggressive expansion è solamente un numero. È effettivamente anche vero. Mettiamo Outrage via il... questa cosa qui da Stalbor. Togliamo la rivolta e siamo a posto. Questi due tanto adesso che teniamo la guerra vanno via. Hanno perso. Molto molto bene. Guardate qui, good riddance, pixi puri. Perfetto. Anche contro la rivolta quasi le buschiamo. Molto molto bene. Allora... Bene, 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 bene. Questa qui cosa ci serviva? Ah, queste ci servivano le giusto, le manifatture in queste province. E facciamole. Qui, qui. E ci serve anche qui. Facciamolo. Voilà, tre manifatture. Questo ci farà guadagnare un sacco di soldi. Perfetto. Ah, poi devo controllare i mercanti. Ho una brutta abitudine forse di non averli messi giusti. No, collezioniamo qua. Mercanti. West Marrow, va bene, qua va bene. Qua purtroppo se buttiamo qui, qui non collezioniamo. Qua abbiamo poco trade power. Meglio usare ancora questo per ora. Eskerport, perfetto. Allora, Marrow, a questo punto dovreste accettare. No, perché siete dei maledetti. E allora, niente. Sediamo le ultime province e poi prima o poi accetteranno. Perfetto, manpower va benissimo. Tra le estate qua c'è qualcosa che potevo fare, non mi pare. Va bene. Ok, qua l'assedio se l'ho preso la curvuria. Vabbè, allora voi iniziate a tornare indietro, perché tanto qui non c'è granché da fare. Venite per esempio qui. Voi mettetevi qua e siamo a posto. Ora voi vi dividete a metà, 1 e 2 e GG. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, allora. Sono tutte e due lo. Adesso me la accetti. Non me l'accettano, maledetti. Intanto vediamo le idee. Ah, c'è quella defensive che volendo possiamo prendere. Mantenimento dei forti e forte defense. Va bene, ci sto. Assolutamente sì. Rebel, Kozrugani e Claudedai. Allora, generale preoccupato per le tattiche poco unmanly, poco diciamo caritatevoli, nel senso poco ortodosse. Prendiamo la penalità, che cosa? Prestigio si sta ristabilendo. Army Tradition 30. No, la prendo all'Army Tradition. Prestigio lo voglio alto. Voilà. 96 e va bene. Allora, vai, Marrow. Oh, adesso ti arrendi. Annessione completa, denaro. Revoca i core, ninflea. Blam. E uno, psium, ci saluta. Addio Marrow, è stato bello conoscerti. Per quanto è durato. Via, make core. Allora, questo advisor ci fa national taxes. Lo paghiamo 8. Normale pagarlo 8. Gli altri non mi pare che fosse uno di quelli che costava meno. Ecco tu, guarda, national tax, non c'è qualcosa di meglio? All power cost, quasi quasi prendo questo advisor qua che è un mago. Lo miglioriamo, ci riduce il costo dei poteri. Adesso dovrei fare così, in teoria si dovrebbe funzionare. Ho tolto così sì, forse me ne ha fatto uno in più in effetti, così. Poi quando abbiamo abbastanza soldi lo facciamo a livello 3. Quanti me ne servono? 484. Perfetto. Ok. E di Stalbor... Facciamo
Questo qui. Stalbor, mi dai queste cose qui. 41. Quanta gente si arrabbia? Un po'. Ma non importa. Prenderei giusto questi. Tutto no. Tutto non esageriamo. Prenderei più che altro. That's a lot of money. Pillage capital. Beh, ci sta. Un bel pillage capital, giusto perché non prendiamo abbastanza aggressive expansion. Prendiamo un po' di prestigio con give up claim e anche le war rep. Ma sì, vai così. Blam. Allora, dobbiamo aspettare perché non abbiamo abbastanza admin power. Allora, detto questo, tra l'altro, appunto, quello che pensavo è successo, siccome le abbiamo attaccate, le hanno prese e ora sono tagliati. Corvulio va a finire che si va a recuperare. Vediamo un po' il core che aveva perso. Va bene, di stare a fianco alla Corvuria, però va bene così. I maledetti elfi poi qua sotto. Possiamo fare l'upgrade del nostro rango di governo. Praticamente passiamo a impero. Bene, blam! Questo ha alcuni effetti molto utili, tra cui il fatto che siamo un'unione culturale delle culture Escanni. Andiamo avanti un attimo. Ecco, adesso vediamo. Possiamo vedere come, per esempio, questa Marcher adesso diventa come se fosse integrata. Castellirian, Corintari, Aldresiana. Bene, dobbiamo poi convertirle altre. Sì, perché sì. Perché sono brutto e cattivo. Gli orchi no, perché li stiamo scacciando, quindi automaticamente se ne vanno via. I dwarf li cambiamo. I nani d'acciaio. Perché hanno solo 67 di dev nelle province, non ne vale la pena secondo me tenerla, e nemmeno Marrodo. Al diavolo tutti quanti. Bene, allora, ora rimettiamo un attimo i diplomatici su Outraged Country, giusto per, perché, anche perché altro non è che possono fare, non ci alleiamo con nessuno. Gaved è alleato nostro, vero per ora, però nulla di che. Corvuria vuol passare, va bene, passa pure, menatevi. Bravi. Allora, prossimo obiettivo potrei attaccare o anche subito. L'unica cosa che dovrei avere, devo aspettare di fare un po' di admin power. Perché potrei fare il greedy, l'avido, attaccare subito. Vediamo un attimo sub-region. Attaccare subito, prendere questa da Vrore March, che è garantito da Urvikestrand e Bajvik. I Bone Carver sono alleati con quest'altri. Garantiti dall'Alenor. L'Alenor è alleato con Rogeria. Potrei. Allora, facciamo così. Dammi due diplomatici. Un po' di spy network lo facciamo. Rogeria vuole l'alleanza. Ma quando mai? Ma quando mai? Vai il spy network. Questi l'abbiamo già claimati. Potrei fare un claim sulla Rion. Corvuria, Bone Carver, Helican, Inderbury. Vai, build. Me ne dai ancora uno che facciamo uno spy network sui Bone Carver. Perché no? Alla fine dei conti. Bene, Rogerio vuole l'alleanza. No, pussa via. Già l'ho data a Gaved che col senno di poi in effetti, diciamo, ha più vantaggio lui, hanno più vantaggio loro di noi. Allora, diamo un'occhiata. Allora, Settle the North. Questa qui. Dobbiamo averle. La cultura deve essere stili e questi edifici. Allora, come cultura e stili ci stiamo lavorando. Qua dobbiamo convertirla, non possiamo ancora farla perché sicuramente c'è il separatismo. Qua sono Green Orc e Grey Dukan, qua niente, qua dobbiamo aspettare l'Erren Jesus e aspettare che quando fa la purga, quando vengono scacciati, venga scelta questa provincia. Questo dobbiamo aspettare. Quindi niente. Quest'altra, allora, quattro province. Ecco, qua entra in gioco quello che dicevo prima, che la tecnologia che ci ha sbloccato il forte di livello successivo, ovvero, scusate, ecco, ovvero il forte di livello 2, ma in realtà sarebbe quello che dà livello 4. Sì, diciamo il secondo tier, quello con livello 4, diciamo il bastione, comunque sia. Un pochino ci dà fastidio perché per fare questa richiede quattro province con baracche e il più alto livello di forte disponibile in base al livello tecnologico. Quindi qua i forti ce l'avevamo già un paio, dovevamo farne altri due, però a questo punto non basta fare i castelli, bisogna fare i bastion. Vabbè, facciamo un bastione a Steel Hill, perché sì, l'avevo dato un'occhiata.
c'era anche altra cosa da fare. Poi ne facciamo uno a Silver Docks e l'altro lo facciamo a Holdhaven. Qua me la sono studiata un attimo prima di partire. Sono le posizioni che più mi conviene in base al numero di slottini e propagazione dell'area del forte, più o meno. Intanto i raveliani ogni tanto vengono a farci visita. Perfetto. Allora, dobbiamo fare anche un forte a Westgate. Assolutamente sì. Le minoranze vengono espulse. Qua va bene. Su Westgate, che è questo qua, Settle, serve un baracca e marketplace. Quindi in teoria il tempio io lo posso anche togliere. Vai. E voglio uno qua a Silverboard. Assolutamente sì, anche perché 34 i dev voglio proprio proteggere. Westgate e l'altro facciamo Acenort. E poi lo togliamo da qui, da Hunter's Folly, perché lo faremo poi a Cook's Road, un altro forte. Ma per ora va bene così. C'è un motivo per tutte queste mie scelte. Piano piano le vediamo. Un cartello dei nani. Attenzione. Cartello, altro che i cartelli colombiani. Burnol, Burnol, Burnol è qui, me lo ricordo, perché questa è una delle province da cui siamo partiti. Local Unrest più uno. Va bene. Facciamo core, con tanti punti che ci arrivano. Perfetto. Bene, bene, bene. Allora... tra l'altro in tutto questo, con tutti quei soldi, ecco vabbè, quanto mi stanno arrivando, 36, va bene. Facciamo poi l'upgrade dell'advisor. Ok, potrei fare anche agli altri, in effetti sì. E poi, War Against Evil, un altro, c'è un altro Witch King, o ci prova, Arbaran. Arbaran è questa nazione qui. Powerful Mage, well advised. Quindi questo qua è un re... che è anche un mago, vuol dire che probabilmente sta studiando anche lui necromanzia o qualcosa del genere. E ci vuol provare, secondo me, ci vuol provare. Dai, l'unica vera arcimaga potentissima dell'universo è una e una sola, è Varina. No, andiamo a prendere i contadini prima che prendano Katum. A proposito di Varina, spend more money, spend more effort. Mannaggia, ce l'hanno fatta. E sapete che c'è? Siccome Castonat 37, 26 e dobbiamo poi svilupparla, perché ci sono alcune decisioni da prendere, che sono questi qui, probabilmente vi ricordate che avevo detto in altre puntate, che dobbiamo avere almeno 40 per provincia, più altre cose, di perderle anche sta cosa qua, cosa che è molto probabile, vista la mia distrazione perenne, così quasi faccio un forte ognuno. E al diavolo l'avarizia. Diciamo che come se fosse che abbiamo costruito le mura, no? Come le mura di Roma, le mura aureliane. Noi costruiamo le mura variniane. Una roba del genere. Make core. Perfetto. Allora, poi... non so se c'è già adesso. Vediamo un po'. Sì, c'è già adesso. Intanto che si va avanti. Questo è uno di quei tempi morti che vi dicevo prima, ma ci sta adesso, secondo me. Facciamo solo così. Togliamo un paio di... rivolte. Intanto che... e poi volevo dirvi una cosa di Marold. Allora, questo va qui. Che Marold è una provincia un po' particolare. Allora, e così vi dico anche qualcos'altro. Allora, il regno di Marold, avevo già detto nelle prime puntate che è il regno del Signore dei Grifoni. Sì, hanno un mission tree basato su quello. Sul fatto che i grifoni vivono in queste montagne e quindi si sbloccano delle compagnie mercenarie particolari di cui non si paga mantenimento, tutte basate su questo tema, no? Il tema dei grifoni, cavalca grifoni e via dicendo. Ma l'altra cosa particolare del regno di Marold è che la loro capitale è l'omonima provincia Marold, e se si guarda il terreno è Surface Hold, ovvero potrei dire roccaforte di superficie, diciamo dominio di superficie, inteso come roccaforte nanica, perché Marold è una delle roccaforti naniche sparse per il gioco. Vediamo un pochino, sono queste province qui, che è un tipo di terreno particolare, sono questo colore dorato, da non confondere col deserto, perché non è tanto, no, è un po' più scuro in realtà, sono queste qui, ce n'è una qui, questo è ancora più scuro, qua si vede meglio. Kugdir, per esempio, anzi,
anzi, qua sto dicendo una doppia inesattezza. Una, questo non è Kugdir, questo è Ernatvir, ma questo è un Dwarven Old, duro e puro, perché qua saremmo sotto le montagne, questo è proprio dorato dorato, questo è dorato però un po', questo è un oro 18 carati, questo è un 14 carati, diciamo. E diciamo vanno a identificare quelle fortezze naniche scavate nel cuore della montagna. Queste dorate dorate, Dwarven Old, sono proprio le caverne in cui i nani vanno a fare le loro case, un po' tipo alla come l'Hobbit, no? La montagna solitaria, mentre questi sono Old di superficie. E qua c'era questa lineetta qui che avevo fatto notare qualche episodio fa, avevo detto, ma guardate un po' questa lineetta, come mai, visto che questa zona di mappa si è un po' svelata, c'è un motivo particolare, adesso arriviamo anche al pop-up, qua c'è un nodo commerciale, il nodo di Ernatvir, un nodo nanico, ma qui è zero. Come mai è zero? Non è perché è zero, perché semplicemente non c'è nessuno, è perché qua il trade non può venire di qui, perché qua si può intravedere che queste due province non si toccano. Questo per identificare il fatto che qua c'era un tunnel nanico che andava ovviamente nel loro dominio di superficie, ma qua è crollato e quindi non c'è più un collegamento diretto. Il motivo per cui all'inizio del gioco questo dominio nanico non ci stanno i nani, ci stanno gli umani, ci hanno fatto un regno con un capitale questo dominio. Ma ora che abbiamo conquistato, ce l'aveva anche l'IA, ma l'IA è difficile da fare perché costa un po', c'è venuta questa decisione, Restore the Marold Connection, eccola qui. Questa qui permette di fare un grande progetto con il quale qua la mappa non cambia, perché penso sia piuttosto complicato fare queste modifiche alla mappa strada facendo, diciamo, intanto che il gioco è in esecuzione. Ma è come se qui si mettessero lì, scavassero il traforo del Fejus, il traforo di Marold, e ristabilissero la connessione. Da quel momento in poi noi possiamo fare steer trading, ovunque far girare il commercio da Ernatvir verso di noi. E ci conviene. Ai nani ovviamente no, perché ovviamente i nani e le nazioni che sono qui nelle montagne non gli conviene. È un modo in meno in cui il trade deve girare. A noi ci servirà. Tutto qui. Intanto ci è poppato fuori questo pop-up, appunto, di Gaved, che ha dichiarato guerra a chi? Ah, ai nostri vicini, tu guarda. Però facciamo così, il buon Carver, sapete che c'è? Prima di attaccarli faccio un claim, perché sennò poi una volta che scoppia la Ebon March, e prendiamo questo. E non solo, facciamo così, voilà, accetto il tuo richiamo. Andiamo con due armate e via. Le altre non mi interessano, ci penseranno loro. Allora, Marvel intanto. Il Marvel comunque è molto interessante come nazione da giocare, ve la consiglio. È la prima che ho giocato da quando hanno fatto il suo Mission 3. Non è la prima nazione in assoluto che ho giocato in questa mod, ma è una delle prime quando c'è stato l'aggiornamento di Escan, che introduceva tutte le varie nazioni in Escan, è stata la prima. Perché l'idea di un regno di cavalcagrifoni mi intrigava assai. Allora, Amerom sono là sopra, andiamo su, assolutamente sì. Qua, quanta gente che ho messo qui. Vabbè, forse ci danno a noi qualche provincia. Queste non facciamo in tempo, hanno già assediato tutto, vabbè. E vediamo. Bello comunque che ho detto, ma faccio gli episodi, faccio così, taglio, così non chiacchierò troppo. Solite parole famose. Northern Greatwood, così, ecco, perfetto, e andiamo. Vai. Allora, qualche provincia da convertire? No, sono tutti orchi, perché questi voglio che vengano fatti in automatico, perfetto. Abbiamo 1000 gold, facciamo così. Bam. Blood is thicker than water. L'advisor diplomatico? Sì, tanto era un orco, non importa, lo troveremo un altro. E prendiamo Iron Dwarf. Iron Dwarf 13,59. Questo sbaglio è più economico del normale. No, sempre 13. E vabbè, facciamo sempre Spy Network Construction. Va. Questo è un nano.
l'altro, nel nuovo update i portrait l'hanno aggiornati, quindi questi qua si vedrebbe una nana effettivamente. 10 di devozione, perfetto. Suffered casualty, Rich Spear si è allesso, finito, vai, core, quanta roba dobbiamo far core, perfetto. Allora, qua facciamo un claim su cosa? Questa che costa, e poi magari anche queste due. Alenor, facciamo su questa e poi anche quest'altra, perfetto. E lo attacchiamo, lo attacchiamo. Ci ha dato queste province, grazie Gaved, troppo forte, troppo forte. Troppo forte che quasi quasi però... Quasi quasi però in effetti un pochino mi scoccia essere alleato con loro, perché queste province qua le voglio io. Soprattutto voglio Balmair, perché ci voglio fare il centro di commercio primario su Balmair. Sì. Quindi aspettiamo che finisca la guerra e poi rompiamo l'alleanza. Tanto stiamo guadagnando un sacco di soldi dalla vendita degli schiavi. Probabilmente in queste province. Sì. Allora, posso fare anche questa, velocità di rinforzo. Abbiamo quasi preso l'ultima. Allora, per quanto riguarda l'idea, siamo sempre lì, o economic o admin. Economic al vantaggio del dev cost e di, vediamo, della politica dev cost, appunto. La admin, mi piaceva avere il più 25% di governing capacity modifier. Sono combattuto fra queste due ancora. Tanto finché non ho i punti non la prendo. Allora, anzi, sapete che c'è? Tanto che ci siamo. Attacchiamo Alenor. Take Westwatch. Vai. Attacca di qua, attacca di là. Voi andate su Rogeria e via. Rogeria sfortunatamente non la possiamo prendere C nulla. Vabbè, ma non importa, noi chiediamo i soldi e va bene così. Mandiamo anche un altro. Forti come stanno messi? Qua non hanno niente. Qua. Nada. Va bene, così allora qua dividiamo, poi lo dividiamo ancora, prendiamole così e via. E così, perfetto. Ah, ecco, abbiamo appena fatto il claim su questo che se l'è mangiato il New Shire, la nuova contea. Maledetti Hobbit, l'ho sempre detto, mai fidarsi di un Hobbit. Bilbo Baggins, il guerrafondaio. Ok, 1200. Tanto perché sto andando anche a speed 4, sto svelocizzando un po'. Io di solito vado a speed 3 perché poi mi impapocchio, ma va bene così. Ormai siamo abbastanza tranquilli. Qua siamo quasi fatto con il prossimo livello di studi. Cast Siege Magic, Dominate Surrender, ma se lo faccio? Plum. Failed, dai. Ah, posso fare questo. Forse dominate few to surrender. C'era una seconda variante, l'altra volta non c'era. Beh, più o meno ha funzionato. Allora, Roger, soldi. Rinuncia ai core perché tanto non ti servono. Le ultime parole famose. Pillage Capital non ci dà niente. Mi fai un transfer trade power, un war rep. Se no, quanto dura la pace? 87. Peace. No, faccio la pace bianca. Faccio la pace bianca perché tanto quello che guadagno è poco. Così, una volta preso Alenor, confiniamo con loro e non devo aspettare troppo. Va bene così. Anche perché poi va bene. Allora, loggia regionale della società raveliana. Apriamo la loggia, assolutamente sì. E qui qualcuno si potrebbe iniziare a chiedere: ma chi sono sti ravegliani? Cosa vogliono da noi? Qua poi lo scopriamo. Allora, questo va qui, quasi fatto. Ce lo mangiamo tutto, Alan. Vediamo un po' come la Aggressive Expansion. Varina intanto studia. Brava Varina! Brava! Aggressive Expansion. Però alla fine pensavo che facessimo più arrabbiare più gente, eh. Però, allora, questo ci dà
Corinit Paragonud, Corinite. Sì. Preso questo, prendiamo anche quest'altro e via. Bene. Intanto The Dread Legion qua. Ah, manca questo, giusto. Ecco fatto. Dicevo, non si può fare, ma come? Repatriation through slavery, justice and profit. Assolutamente sì. Questa tra l'altro un po' una scammata. Però potrei fare anche Thesis Wrong per il semplice fatto, perché se adesso faccio così vengono fuori gli schiavi. Mi dà dei soldi perché poi li toglie. Però potrei perdere la... le pellicce. Bassi, facciamo lo stesso, ma chi se ne frega. Ma chi se ne... Allora, Alenor, è stato un piacere anche con te. Sì, che tu abbia partecipato. Aurora Marciarion, Stalbor, Covum, Blancardia, Arbaran, Silverforge, Bennon, Asheniande, Tellum. Queste sono tutte nazioni dell'impero. Ma noi siamo ignoranti, lo facciamo lo stesso. Al diavolo aggressive expansion. Adesso me lo tengo, Gavedda, ancora un paio di giorni. Faccio il pusillanime io. Vai, core all. Voilà. Perfetto. Voi tornate dietro in una zona in cui non prendete troppa. Qui. Perfetto. Voi tornate qui e via. Ecco qua. Orc slave, vediamo. Qua c'era pellicce, eh? Ti ha dato soldi, vediamo se il mio gamble, il mio azzardo. Beh, rame, pellicce per rame, direi che comunque come scambio ci può anche stare. Andiamo un generale, facciamo fuori questi e GG. Perfetto. Allora, qui ok, rebel successful, non importa, adesso puliamo tutto. Perfetto. Allora, possiamo. Controlliamo un attimo la wit. Controlliamo un attimo, siamo sempre a 29. Com'è che l'avevo fatta già a 32,4? Va bene così. 1 e 2 le reclutiamo. E poi ne voglio ancora un'altra. Me la fai qui. E poi me ne fai un'altra qui. 2 e poi reclutiamo. Perfetto. Allora. Qua c'è qualche provincia bella. Con tanto supply limit. Per caso? Magari proprio questa? No. Vabbè, non importa. La mettiamo qua. No problem. Alliance breaking. Ma come? No, sto succedendo quello che avevo detto. Il deposito sta diminuendo. Maledetti, no. Ma se ci faccio una torre del mago? Perché so che la torre del mago ha effetto sulle province con reliquie dei precursori, incenso, porcellana o demestier. Ovvero, i bonus che dà la torre del mago sono raddoppiati in queste province. Non è che magari nei file di gioco c'è un modificatore per cui se c'è la torre dei maghi, essenzialmente i maghi sono un po' più accorti nel gestire questa risorsa. Bah, facciamola lo stesso, tanti soldi ce l'abbiamo. Bene. Missioni. Oh, abbiamo fatto questa qui. E vai, Feast of the Dead. Dunque, il raccolto della terra e... Reaped, praticamente... si miete il grano efficientemente dalle armate di... lavoratori che non si lamentano mai. Gli esperimenti nella graffettatura e l'attaccamento della flesh delle carni hanno fornito un'abbondanza mai vista prima per il nostro popolo. Eh sì, perché a lavorare i campi ci stanno gli zombie. Cosa ci dà? Ci dà Sapphire Watch e tutti gli altri guadagnano Extensive Undead Countryside. Quindi campagna in cui gli non morti sono usati in modo estensivo. Più 0,5 di Local Goods, Produce e Supply Limit per tutte queste province qui. Vai, bam! E possiamo già fare l'altra? Oh, perché? Perché soddisfiamo già tutti i requisiti. Che Silver Ward, questa qui che avevamo rubato, non mi ricordo, forse a Covenbland. 20 di dev, il mercato, il silos di Silver Ward. Con la nostra innovazione per quanto riguarda le piantagioni e il raccolto, essi sta diventando rapidamente l'hub del grano di Cannor. Siamo il granaio di Cannor.
Gli altri paesi possono comunque lamentarsi che mani morte hanno toccato il loro cibo, ma diciamo i loro contadini non sono così scontenti perché alla fine ne produciamo talmente tanto, c'è da mangiare per tutti. Silverworth Grain Broom Provincial Trade Power Production Efficiency. E facciamola! Vai così! Ma la domanda è, ma se noi continuiamo ad avere così tanti zombie, ok, però ci deve essere abbastanza persone poi per mangiare, perché se no, capito? Se no facciamo il cibo, ma chi lo mangia se sono tutti morti? Magical Study, work harder, lavora più duramente, Valina. Dai. Perfetto. Allora, guardiamo adesso l'aggressive expansion. Ehi, qualcuno qua inizia. Qualcuno inizia a tremare, arrabbiarsi, arrabbiandosi, tremando. Tramandosi. Poi, quindi abbiamo una tregua con Stalbo. Abbiamo Foreign Wisdom. Abbiamo una tregua con loro, con Gaved, manco a dirlo, Logeria, va bene, potremmo adesso chilliamo un attimo, stiamo tranquilli un attimino, sistemiamo alcune cose, magari riusciamo a fare quest'altre. Ecco, finita quella, facciamo anche l'altra riforma e via. Qua che cosa ci dà? 35, questo ci dà 3 di innovativeness, la faccio. Steel Hill, meno male che ho fatto il forte, vai. E via. Allora, al che vediamo un po'. Victor Path, converti. Serpent Wick, converti. Nordmerik e Esdameriano, converti. Converti. Quelli Green Orc, no. Questa non me la fa convertire. Cuxrod. Quanto c'è ancora separatismo? 82, 5 anni, ok. Perfetto. Cultura il Righelam, va bene. E poi facciamo così. Una, due e tre. Controlliamo la mappa. Va bene, Magical Study Progress, perfetto. Ma che ci siamo quasi. Esatto, Magical. Oh, siamo rinomati. Quanta roba, siamo riusciti a fare un bel po' di roba in questo episodio. Sono contento. Okay. Study Magic, vai. Dobbiamo arrivare a leggendario. More effort, assolutamente sì. Tra l'altro, giusto per vedere, Transmutation cosa ci fa fare? Realm, rito di concezione, non ci serve Enhance Ability. Ok. Enhance Ability che cosa fa? Migliora l'abilità, ma per ora mi fa fare go back. Ok, va bene, non arrabbiare. E prendiamo quale missione? Qual è? Bodies for the Mine! Perché questa qui l'avevo già soddisfatta. Mannaggia me, che non l'avevo guardata. Allora, facciamo anche questa, allora. Allora, che cos'è Bodies for the Mine? Corpi per le miniere. È un lavoro duro quello delle miniere. Lavorare alla luce di candele giorno e notte nel cuore della terra. Non è un lavoro adatto a un mago, di sicuro. E nemmeno un lavoro per i più forti dei mostri, dei nostri più fortunati uomini o nani, sicuramente. Tuttavia, gli orchi. La forza degli orchi può essere, diciamo, utile. Così in vita, così in morte. Di nuovo, aia. Aia, qua stiamo usando gli orchi di nuovo. Vi ricordate quando avevamo purgato qua sotto e avevamo fatto di fatto le nostre prime armate di zombie e scheletri? Se uno stava a vedere tutte le descrizioni delle missioni, starebbe a dire che erano le armate degli orchi che avevamo fatto fuori. E stessa cosa qui, praticamente qua, questa zona, sono ancora orchi che piano piano. Oddio, sono anche dwarf, ma ci sono un sacco di orchi qui. I cui cadaveri li utilizzeremo come schiavi immortali per minare le nostre miniere. Allora vai. Ah, perdiamo 20 unità. Va bene, non importa. Guadagniamo 50 di devastazione in tutte queste province. Però cambia la cultura. Bene, top. E ci dà local goods production. Vai. Bam. Perfetto, ma questa c'erano. Ah, ma ha tolto unità a caso. Mi ha tolto l'artiglieria. Doveva togliermi gli zombie. Va bene, lo stesso. Poi, quella dopo, vediamo un attimo i requisiti. Le miniere morte, Dead Mine, richiede che Steel Hill abbia una produzione di base almeno 5. Workshop, Counting House, devastazione meno di 1. E tutte, praticamente tutte devono avere almeno 5 di produzione, tutte con un workshop e tutte devastazione meno di 1. Allora, ok, allora facciamo così. Merge, merge,
Emerge. Ok, direi che per questo episodio mi sa che i tagli non ce ne saranno. Probabilmente iniziamo al prossimo, eh? Allora, intanto facciamo così. Se vogliamo togliere la devastazione. Non c'è l'editto di devastazione. Qua. Ah, non è nemmeno core questa. Ok, vabbè, adesso poi lo facciamo. Giusto per vedere. Ce l'abbiamo l'editto of devastation. Non era qui, vero? Non me lo ricordo. Non mi ricordo mai queste cose. Dev, trade power, resistance to reformation. C'era un editto che ridurre la devastazione. Forse in un'altra epoca. Comunque sia, mi serve un forte. Lo facciamo qua. Lo facciamo qui. Perché le province in questione sono queste. E queste qua ci pensano al forte di Steelhill e Skullkeep. Lo facciamo qua. Quanto tempo ci mette? 85, no, no, sì, così. Fammi il forte per ora. E poi, anzi, Cook's Road però prima deve essere... Vabbè, facciamolo qua, così diminuisce tutti quelli attorno. E poi facciamo la conversione culturale. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. E poi ripristiniamo queste armate. Va bene, va bene. Tanto di Force Limit come stiamo messi? 372. Magical Study, Varina si dà subito da fare così. Guadagniamo comunque un bel po' di petecchioni d'oro. E via. Molto molto bene. Perfetto. Non è che sono spuntate altre province? No, eh. Vabbè, io guardo, chiedo. Io faccio per chiedere. Dai, siamo ragazzi. Va bene così, dai. Ci siamo allungati un po' tanto oggi, ma va bene così. Io vi ringrazio ancora per essere stati qui con me. Come sempre, like e commento se volete supportare il canale. Ci rivediamo presto. Grazie ancora a tutti.